Di nuovo il più cordiale interconnessi col circuito di Spreaker, Spreaker con la K sul motore di ricerca, naturalmente sul cercatrova utenti, Stapp Radio, Stefano Tini, si torna al passato, si trasmette al presente Stapp Radio e attenzione anche Roberto De Angelis con la WSRDA Radio 1, che sono i due canali che ripetono anche la trasmissione di Giuseppe Ruggeri dell'emittente televisiva siciliana Niceto TV. Per vedere le sue trasmissioni esiste un bellissimo canale su YouTube che si chiama sempre Niceto TV. Oggi Giuseppe Ruggeri è in diretta con noi da Messina. Ruggeri Giuseppe, buon pomeriggio a te. Buon pomeriggio Roberto, a te e a tutti i tuoi carissimi e carissime ascoltatori e ascoltatrici di Stapp Radio. Un abbraccio affettuoso dalla Sicilia, da San Pier Niceto per l'esattezza, provincia Messina. È un belli è una bellissima cittadina, San Pier Niceto, eh? Sì, un paesino, non più che cittadino, poi 3.000 anime, però si E sta vabbè, ma bene. conta la qualità, non la quantità. È fatto, siamo bene, tranquillo, un bel posto che Giustamente. devi visitare al più presto in estate, c'è sempre l'invito famoso Eh beh, per sì. Per te, Stefano, e Salvatore, quindi vi carità, aspetto. quello non dovremo mancare assolutamente, immancabile. Allora, veniamo un attimo a noi. Facciamo prima uno sguardo panoramico, carissimo Giuseppe. Allora, Sì. è andata la Coppa Italia alla Juventus con un po' di Sì, fortuna, un po' di bravura, va bene, fa parte diciamo del sono discorso di annate, una partita, però. che riescono bene. Io mercoledì ero a Roma, ho visto la partita, abbiamo fatto toccare il fuoco perché era l'autobus, quindi non ho avuto nemmeno il tempo di Salvatore, di Sgrote, siamo venuti solo per la partita e siamo ripartiti subito, però devo dire ho visto una bella partita, Una bella partita. peggiorata anche dalla Lazio e poi sono annate, questo è l'anno della Juve, Oh, e perché soprattutto. quando ha colpito Paolo Diorci ce l'aveva andata fuori, ha detto ora vinciamo. Infatti, dopo 2 minuti abbiamo segnato. Perché se quella palla fosse entrata, stavamo parlando di un'altra situazione, mi sa, eh. Sì, no, è chiaro. Supplementari segnava, vinceva poi. Ha Oh, sei segnato d'accordo? poi la Juve. Giuseppe, sei d'accordo che la Lazio è la squadra che ha messo maggiormente in difficoltà questa Juventus? Sì, devo dire sì. Anche nella partita che ha giocato a Torino 4 settimane fa, un mese fa, l'ho visto un'ottima Lazio. E come ti avevo detto, l'ultima volta ci siamo sentiti, il secondo posto si deciderà il derby. E così è. Ma il derby, c'è un'altra partita poi dopo il derby? Possibile che il derby diventa così fondamentale? Se vince la Roma, il discorso è chiuso. Se vince la Lazio, poi c'è però Napoli-Lazio, l'ultimo, se non sbaglio, giusto? Sì, c'è cioè E quindi Napoli-Lazio. è ancora tutto aperto, però poi c'è l'entusiasmo, bisogna vedere cosa fa il Napoli sabato contro la Juventus, ci sono tanti fattori che possono determinare, però ti ripeto, il derby sarà decisivo e la Lazio ho paura che paghi i tempi supplementari la fatica fatta mercoledì. E Oh, ma. però volevi fare una piccola nota a margine di quei grandi intelligentoni che organizzano il calendario, organizzare la partita di Coppa Italia prima della Champions League voleva dire non dare fiducia alle squadre italiane, voleva dire che nessuna squadra italiana fosse arrivata in finale, quindi mi auguro che vengano organizzati meglio questi calendari. Giuseppe, è proprio questo. Quindi vuol dire che cioè, quella sensazione che avevamo ce la stai confermando anche te dalla città di Messina? Cioè, non c'era certezza sulla validità delle squadre italiane, ci avevano considerato un po' Cenerentole, ma di brutto pure. Sì, ma qua ma noi a livello nazionale, qui sta lì a Roma che fa i calendari, ci ha considerato proprio che non c'era nessuna squadra italiana che fosse arrivata in finale, non hanno preso in considerazione questo. Mette la finale il 7 giugno, il 6 giugno c'è la Champions League, quindi È una già pre era, si partiva dal presupposto che nessuno fosse arrivato in finale. Ritengo che sia una negatività molto molto forte, no? Eh sì, certo, perché ora pagherà le conseguenze la Lazio, sicuramente. Ma pagherà le conseguenze la Lazio perché, scusa, è stato ritardato il Secondo. derby? Sì, ma è il 24, però ci sono anche dei supplementari, la Lazio ha speso molto nella partita. Sì, questo è Finalmente ho vero. visto un Candreva a tutto campo, veramente, fase difensiva, fase offensiva, ho visto veramente in forma. Poi,
tutto può succedere. Oh, e poi il derby sfugge a ogni logica, no? Qualsiasi derby di qualsiasi regione italiana. Sì, sempre, il derby è così, è una partita a sé, una partita che vale una stagione per molti versi, quindi c'è da vedere. La Lazio, devo dire, ha giocato veramente bene. Oh, Ruggeri, noi abbiamo sentito la tua ultima puntata di Non Solo Sport e sì, ha detto poi vi informerò su che partita sarà il play out per il Messina, cioè quale sarà l'avversario del Messina, infatti. Perché tutti noi pensavamo che fosse il Savoia. È il Savoia o la Regina è diventata... No, la Corte di Appello ha sovvertito tutto. Che vuol dire? Vuol dire che c'era in ballo un ricorso fatto alla Regina perché in precedenza erano stati tolti dei punti in quanto non era effettuato dei pagamenti. E quindi questa è la regola, che chi non paga, i calciatori, non paga i versamenti IPS, tutti i vari contributi, viene penalizzato in classifica. La Regina dall'inizio del campionato ha avuto punti tolti e poi ritardi, fino a quando gli hanno arrivato anche gli ultimi due punti, e con questi due punti la Regina diventa penultima e retrocede il Savoia, perché la distanza tra le due squadre era proprio di un punto. Quindi il Messina, che domani doveva affrontare il Savoia e trasferta a Torre Annunziata, ora si vede costretto a giocare contro la Regina, che è stata spostata anche l'altra per organizzare il tutto, perché certo, la sentenza si è avuta giovedì mattina. Quindi si giocherà martedì alle ore 17 a Reggio Calabria, allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Il ritorno sempre rimane per sabato 30 a San Filippo di Messina. Oh, un'informazione di servizio, ma praticamente lunedì Niceto TV sarà regolarmente in onda alle 22? Sì, la faremo per caricare l'ambiente un po' di più, per invogliare chi può di venire a Reggio, perché sarà importante il sostegno del pubblico. Si gioca, come detto anche qua, in un derby, si gioca tutta la stagione. Il Messina parte favorito dal fatto che può permettersi due pareggi, può pareggiare andata e ritorno, pure 2-0-0 passa il Messina per migliore posizionamento in classifica, però quello che qua il sentore che ci possono essere fatti extra nel campo, decisioni arbitrali, ci possono danneggiare, perché la Regina è protetta, va. Cioè, perlomeno nell'ambiente qua giallorosso, e questo è il pensiero di tutti. Ruggeri, però lei quando fa il giornalista dovrebbe essere super parte, se non mi sbaglio. Infatti, ma siccome sono più tifoso che giornalista, anche perché cerchiamo poi di essere un pochino equilibrati, però il cuore batte. Anche perché, carissimo Giuseppe, se tu vorrai, salvo complicazioni dell'ultimo istante per quanto riguarda il mio lavoro, se vorrai un commento a botta semicalda su Roma-Lazio, vedremo se De Angelis sarà così freddo, lucido, razionale, super partes dopo la partita, insomma. Infatti, no, io lo spiego lunedì di poterti avere in diretta, lunedì scorso purtroppo ho lavorato fino a tardi, fino all'ultimo era in dubbio la puntata, l'abbiamo fatta poi un pochino più tardi, chiamato. Però lunedì prossimo conto di chiamarti e di ricambiare l'ospitalità che mi dai tu. D'accordo, sempre nel limite delle tue possibilità, ci mancherebbe questo. Sì, no, come la voglia che fa, no, ci mancherebbe. Anche perché ci avremo il post Lazio-Roma, ma... Sì, perché è alle 18 la partita, quindi la voglia ma la vigilia pure di Messina-Regina o Regina-Messina? Regina-Messina, prima in trasferta. Ascolta, ma viene considerata una partita a rischio questa Regina-Messina? Oppure si sono placate le tifoserie? Molto calda la partita, però possiamo andare in trasferta, basta dire la testa del tifoso e da domani ci sono i biglietti in vendita. Oh, anche perché si prevedono 700-800 persone da Messina, però deve mettere che è una giornata lavorativa. Giuseppe, non lo so come la pensi te, però finché si fa il tifo uno del Messina, uno della Regina, ci mancherebbe altro, ognuno fa il tifo per la propria squadra. Certo. Però finita la partita, dovrebbe finire là. Scannarsi per una partita di calcio, secondo me, non sta né in cielo né in terra. No, ma negli ultimi tempi così sfottò nelle curve a non finire, però poi ognuno a casa sua tranquillo. Ma il 2 settembre quando siamo andati eravamo quasi 1000 persone e non è successo niente, guarda. A ritorno sono venuti loro qua e erano di meno, ma nemmeno è successo niente. Guarda, finora solo sfottò.
Speriamo che sia così anche queste altre due partite. Anche perché nella vita ci sono cose più serie e più gravi, insomma. Moltissimo. È vero. Ascolta, ultimo flash, io ricordo che, attenzione, lunedì sera dalle 22, sintonizzatevi qualche minuto prima, sul canale di YouTube Niceto TV ci sarà l'ennesimo appuntamento con Non Solo Sport, sì, condotto magnificamente dall'amico Giuseppe Ruggeri. Poi le tracce audio, attenzione, saranno sia su Stapp Radio che su RDA Radio 1, per cui chi si perde la diretta televisiva può risentirla come audio nei nostri canali radiofonici. E questo è un connubio al quale io ci tengo molto e particolarmente, anche perché... infatti anch'io e tutta la redazione del web siamo grati e orgogliosi dello spazio che ci dai. Anche perché vedo che molti commenti anche sulla nostra Roma adesso vengono dalla città di Messina, prima non ce l'avevamo noi altri, certo, perché così è, fa piacere, perché vuol dire che viene seguita anche dalle nostre zone. Esatto. Ultima considerazione flash, anche perché le notizie sono momentaneamente frammentarie, si sa che i giornali, sì, enfatizzano tutto. Messina-Salernitana, ma è combinata sta partita? Perché scusate, allora io qualche partita del Messina l'ho vista, ma così di rado. Voi che invece, sì, avete seguito il Messina per tutto il campionato e i campionati precedenti, ma avevate la sensazione che Salernitana-Messina o Messina-Salernitana fosse una partita combinata e i giocatori erano in mezzo a qualcosa di strano? Perché io mi ricordo che quelle due partite furono sanguigne, o no? Allora, neanche parlo apposta, io ho seguito in trasferta il Messina a Salerno il 21 di dicembre, era, devo dire che fra le due squadre, l'altro cominciano, c'era qualcosa, che la Salernitana ha una signora squadra, e aveva, e quindi non aveva bisogno di andare a comprare la partita con Messina, perché c'era una differenza tecnica abissale. Poi, vedendo la partita, e quel stato danneggiato è stato danneggiato il Messina, in quanto Corona aveva fatto un gol regolarissimo e l'altro l'ha annullato. E me lo ricordo, quindi, è vero. Quindi ora, che combin possono aver fatto non lo so, perché, ti ripeto, la Sanità non aveva bisogno di questi mezzi per poter vincere la partita con Messina. E quindi, e poi soprattutto, ti ripeto, il Messina è stato danneggiato dall'arbitro, non dai propri calciatori eventualmente. Quindi staremo a vedere cosa esce. Per il momento, però, non so se sei d'accordo, sono solo chiacchiere che sono servite a gonfiare rotocalchi, riviste, infatti, però ci vogliono come sempre le prove e i fatti. Poi attendiamo, sui giornali può scrivere tutto. E vediamo che succede, anche perché ci sarebbero dirigenti di altre squadre minori che avrebbero già messo le partite truccate e combinate, le agenzie di scommesse che su certe partite non scommettevano più, siamo sempre alle solite. Poi magari tanto caos... È tutto gira intorno alle scommesse ormai. Tanto caos e poi magari non succede nulla, no? Può essere così, cioè, perché purtroppo in questi campionati minori si parte con ambizioni di vittorie, si spendono dei soldi, poi non si arriva più a pagare e magari si trovano questi mezzucci con le scommesse per recuperare dei soldi. Esatto. E questo purtroppo è un dato di fatto, non è che me lo sto inventando io, è sempre stato così, che molti alla fine, per cercare di salvare il bilancio, allora entrano in ballo le scommesse. Ascolta, l'ultima informazione, tu sei un attento osservatore del mondo circostante oltre che del calcio Messina. Sì. Tu da Messina che notizie ci dai? Che Rudy Garcia, secondo il tuo istinto, il tuo intuito, le tue informazioni, rimane come mister della Roma per il prossimo campionato, o la Roma sta cercando veramente Antonio Conte? Ma dipende dal se piazza al secondo posto, secondo me. Tutto dipende da là. Tutto dipende dalla... Se la Roma perde pure il secondo posto sarà una stagione fallimentare al massimo, quindi secondo me tutto ruota intorno al secondo posto. E poi, come detto l'altra volta, bisogna vedere se i giocatori seguono ancora Garcia o si è rotta qualcosina. Di questo il secondo posto deciderà la stagione. Il derby deciderà. Io sono convinto che... Il derby, anche lui, la cosa, perché... Se la Roma si piazza al secondo posto, allora ha salvato sempre. Esatto, la quindi basterebbe, alla Roma sarebbe sufficiente un pareggio nel derby e una vittoria di misura col Palermo, e il secondo posto non glielo toglie più nessuno, praticamente. Sì,
Certo, perché da premettere poi la Lazio va a giocare a Napoli. Oh, che ultima bisogna vedere come vanno i risultati. Il Napoli se può rientrare ancora, ma mi sembra difficile per te. Certo, ultima ciliegina sul Messina. Allora c'è Regina Messina, Messina Regina. Se esisteranno questi due pareggi, il Messina è salvo, ho capito bene? Sì, è salvo. Qua non contano i gol in trasferta. A parità di gol si fa, capito? 1-0 vince la Regina, 1-0 vince il Messina, per ipotesi, 1-0 a Reggio per la Regina, 1-0 per il Messina, passa sempre il Messina a parità. Allora, di la gara di andata ci sarà martedì prossimo. Martedì alle 17, ritorno 10... sabato 30 alle ore 15. Sabato 30, quindi quando noi ci almeno io non ci sono altri ricorsi, perché sicuramente questa cosa farà pure ricorso, quindi c'è una situazione un pochino ingarbugliata. Saremo a vedere. Però per il noi momento ci prepariamo per andare a Reggio martedì prossimo. Oh, poi se rientrerà il Savoglia, insomma, aspettiamo notizie da te e da tutti coloro che seguono il calcio minore. Io spero che il Messina possa ritrovare quello smalto per risalire la china, perché sinceramente è una serie che non appartiene a questo Messina, poi però sono i risultati sul campo a parlare, chiaramente, no? Infatti, sì. Allora, Giuseppe Ruggeri, grazie della tua... questa rega, poi un altro anno se ne parla. Esatto, grazie della tua cortesia e disponibilità, grazie buon fine a te, settimana. Roberto, un saluto a te e a tutti gli amici di Staff Radio, a Stefanodini e a Salvatore Sgroi, ci sentiamo con te lunedì nella mia trasmissione a Solo Sport. D'accordo, ti ringrazio infinitamente, di nuovo buon fine settimana, grazie Giuseppe. Ciao, ciao, buon ciao. Fine settimana anche a te, ciao, buona giornata, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Allora, ringraziamento a Giuseppe Ruggeri da Messina, ha dato il suo giudizio anche sul derby capitolino, ci ha informato di più pure sulle situazioni circostanti il Messina Calcio e tante altre situazioni limitrofe del campionato italiano, e perché minuto 91esimo, vorrei ricordarlo che una situazione collaterale di questa Roma si occupa di calcio e sport sia a livello nazionale che internazionale. Poi vediamo se ci sarà qualche amico, questo magari domani, che parlerà della Salernitana per saperne un po' di più su tutte queste notizie che stanno circolando. Il tempo di fermarsi, Roberto De Angelis vi dice di non andar via, perché tra un po' ci collegheremo col nostro capo redazione di Questa è la Roma. Grazie e un saluto sempre a Valcor, calzature, borse, abbigliamento e accessori in via di Tor Sapienza 35 ABC. Walter e Corrado vi aspettano con bellissime sorprese. Via di Tor Sapienza 35 ABC, Valcor abbigliamento.